Il santuario in via Piano della Croce, dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, fu costruito nel luogo in cui il 9 maggio 1920 un contadino, Carmine Capobianco, il quale da tempo sognava la Madonna, che lo invitava ad andarla a dissotterrare, trovò una piccola maiolica raffigurante la Beata Vergine Maria del Buon Consiglio. L'evento sbalordì tutti i fricentini, anche perché la frattura della maiolica all'altezza della fronte della Vergine, provocata da un maldestro colpo di zappa del Capobianco, comprovava la sua buona fede dello stesso e l'autenticità dell'evento. Il parroco Don Generoso Ciullo, avvertita la popolazione con il suono a distesa delle campane della cattedrale e delle altre chiese scese in processione con tutto il clero, le confraternite ed il popolo ad avvenerare di persona la sacra effigie, comunicò l'evento al vescovo della diocesi di Avellino, Monsignor Giuseppe Padula. Fu istituita una commissione diocesana per verificare l'attendibilità dei fatti. Dopo circa un anno, nel maggio del 1921, il vescovo diede la sua approvazione per la progettazione e la costruzione di una chiesa che custodisse la preziosa maiolica e benedisse la prima pietra dell'erigendo santuario.